Il famoso imprenditore Elon Musk, noto per le sue imprese rivoluzionarie con Tesla e SpaceX, ha recentemente affermato una prospettiva che potrebbe ridefinire la nostra comprensione del futuro in termini inequivocabili. Musk ha dichiarato che secondo lui la fine dei tempi, per come la si vuole intendere, è vicina. Questa proclamazione, profondamente radicata in certe credenze cristiane, in particolare all'interno dei ferventi credenti all'Antico Testamento, prevede un evento climatico estremo nei tempi finali. Mi raccomando, rimani con noi fino alla fine del video, perché quello che scoprirai farà la differenza e capirai in che direzione il mondo sta per cambiare per sempre. Elon Musk si ritrovò a contemplare e a parlare riguardo ai misteri dell'esistenza. Fu durante questo momento di introspezione che una visione lo colse. Una visione di proporzioni cosmiche che avrebbe alterato per sempre la sua percezione. Nella sua visione, Musk contemplava una scena direttamente dalle antiche scritture, una scena di intervento divino e riunione celestiale. Il concetto era familiare, ma profondo. Il rapimento. Sembrava che i cieli si fossero aperti, rivelando l'imminente arrivo di un evento climatico che avrebbe trascendere i confini terreni. Mentre Musk si addentrava sempre più nelle scritture, scopriva le origini del rapimento, un concetto profondamente radicato nella teologia cristiana. Attingendo dai testi antichi greci e dai fervidi dialoghi dell'evangelismo americano, cominciò a comporre il tessuto intricato delle credenze escatologiche. Il termine arpazzo, che significa strappare via o afferrare, risuonava con Musk mentre contemplava la natura ultraterrena del rapimento. Era un momento di unione divina, un rendezvous celestiale tra i defunti e i fedeli, un concetto al tempo stesso affascinante ed enigmatico. Tuttavia, mentre Musk si addentrava nel discorso teologico che circonda il rapimento, si trovava di fronte a un paesaggio pieno di vivaci dibattiti. Dal pre-tribolazionismo al post-tribolazionismo, le interpretazioni variavano, ognuna offrendo una prospettiva unica sul tempismo e sulla natura dell'evento. Alcuni immaginavano un rapimento pre-tribolazionista, un improvviso strappo dei credenti prima di un periodo di tribolazione e di collera divina. Altri abbracciavano una visione post-tribolazionista, in cui i fedeli avrebbero sopportato le prove prima di essere presi per incontrare il loro Salvatore. In un'intervista rara con il Babylon Bee, Musk condivise i suoi pensieri sull'imminente rapimento. Pur non essendo profondamente religioso, riconobbe l'importanza degli insegnamenti di Gesù, sottolineando concetti come il perdono e l'amare il prossimo. Quando Gee venne chiesto della sua stessa salvezza, Musk rispose con ottimismo, esprimendo una fiducia nel potere trasformativo della redenzione. Nonostante affrontasse domande di fede, rimase aperto alla possibilità di un intervento divino nella sua vita. Mentre Musk si immerse sempre più nelle scritture, vide il rapimento come parte di una grande narrazione, un dramma cosmico con due atti distinti. L'atto 1, il rapimento, si svolse come una missione di salvataggio divina, portando via i fedeli in un lampo di luce celestiale. L'atto 2, la seconda venuta di Cristo, annunciò il ritorno trionfante del Salvatore nella sua intera gloria. Fu un momento di resa dei conti, una culminazione di promesse divine e profezie che si estendevano per secoli. Prima di continuare, se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti adesso ed attiva anche la campanella. Se desideri, abbiamo rimasto 20 posti anche nel nostro canale su Telegram,
dove discutiamo e forniamo informazioni in tempo reale su questi argomenti, trovi il link per accedere in basso nella descrizione del video. Da antichi studiosi come Clemente e Agostino a interpreti moderni, il concetto di rapimento si era evoluto nel tempo. Ogni figura aveva contribuito al suo ricco tessuto, arricchendo la narrazione con elementi e interpretazioni distintive. Eppure, in mezzo alla diversità delle credenze, una cosa rimaneva costante: l'attesa di un evento futuro che avrebbe elevato i fedeli e catalizzato una profonda trasformazione del mondo. Attraverso opere influenti ed eventi come la conferenza biblica del Niagara e la serie Left Behind, il rapimento pretribolazionista guadagnò un'accettazione diffusa. Studiosi come John Nelson Darby avevano giocato un ruolo cruciale nella popolarizzazione delle visioni premillenariste futuriste, plasmando le credenze delle generazioni future. Tuttavia, anche mentre la visione pretribolazionista guadagnava consenso, la divisione teologica persisteva. Dal mid-tribolazionismo al post-tribolazionismo, ogni prospettiva offriva la propria interpretazione della profezia biblica, scatenando vivaci dibattiti all'interno dei circoli evangelici. Mentre Musk contemplava i misteri del rapimento, lo vide non solo come un concetto teologico, ma come una visione per il futuro, un futuro segnato dalle promesse divine e dal compimento della profezia. Era una visione di speranza e redenzione, un faro di luce in un mondo avvolto nell'oscurità. Dopo la sua rivelazione, Musk si imbarcò in una ricerca di comprensione più profonda. Si immerse nei testi antichi, consultò teologi e si impegnò in vivaci dibattiti con studiosi provenienti da diverse tradizioni religiose. Ogni interazione offriva nuove intuizioni, mettendo in discussione le sue preconcette e ampliando la sua comprensione del significato del rapimento. Mentre Musk si immerse sempre più nelle complessità della teologia escatologica, cominciò a vedere il rapimento come parte di una grande sinfonia cosmica. Una sinfonia che risuonava attraverso le ere, risuonando con le speranze e le paure dell'umanità. Era una sinfonia di redenzione e salvezza, una testimonianza del potere duraturo della fede. Attraverso il suo viaggio, Musk arrivò ad apprezzare la diversità delle credenze che circondavano il rapimento. Dai pretribolazionisti ai post-tribolazionisti, ogni prospettiva offriva una lente unica attraverso cui guardare i misteri divini. Piuttosto che cercare di imporre le sue opinioni, Musk abbracciò la ricchezza della diversità teologica, riconoscendola come una fonte di forza e ispirazione. Mentre Musk rifletteva sul suo viaggio, vide il rapimento non solo come un evento futuro, ma come una visione per il futuro. Un futuro segnato dalla speranza, dalla redenzione e dall'intervento divino. Era una visione che trascendeva i confini religiosi, offrendo conforto e ispirazione ai credenti e non credenti. Con la sua nuova comprensione, Musk giurò di continuare la sua ricerca della verità, condividendo le sue intuizioni con il mondo e ispirando gli altri a cercare il proprio cammino verso l'illuminazione. Mentre le intuizioni di Musk sul rapimento riecheggiavano attraverso i corridoi dell'Accademia e delle comunità di fede, scatenarono un effetto a onde che trascendeva i confini. Persone di ogni estrazione sociale si trovarono attratte dalle profonde domande sollevate dall'esplorazione di Musk, dando il via a una conversazione globale sulla natura dell'esistenza e sulla possibilità di intervento divino. Nel seguito delle rivelazioni di Musk,
un nuovo spirito di inclusività e tolleranza cominciò a radicarsi all'interno delle comunità religiose. Piuttosto che aggrapparsi a dogmi rigidi, i credenti abbracciarono la diversità delle interpretazioni che circondavano il rapimento, riconoscendo che ogni prospettiva offriva uno sguardo unico sui misteri del divino. Ispirate dalla visione di Musk, persone e organizzazioni di tutto il mondo si unirono per affrontare le sfide globali urgenti. Dalla conservazione ambientale alle iniziative di giustizia sociale, le persone trassero forza dalla speranza e dalla resilienza incarnate dal concetto del rapimento, lavorando instancabilmente per creare un futuro migliore per tutti. Mentre il mondo si confrontava con l'incertezza e la turbolenza, il messaggio di redenzione e salvezza di Musk risuonò profondamente con persone di ogni estrazione. Di fronte all'avversità, trovarono conforto nella convinzione che una forza superiore guidasse i loro destini, offrendo loro speranza e conforto nei momenti di bisogno. Ora, mentre il sole sorge un nuovo giorno, l'umanità si trovava sull'orlo di una nuova era, un'era definita dalla speranza, dalla resilienza e dalla ferma convinzione nel potere trasformativo della fede. Con la visione di Musk come loro guida, le persone di tutto il mondo si imbarcarono in un viaggio di autoscoperta e risveglio spirituale, unite da un senso condiviso di scopo e destino. Mentre l'esplorazione di Musk sul rapimento giungeva al termine, si rese conto che il suo viaggio era lontano dall'essere finito. I misteri del divino rimanevano tanto allettanti quanto sempre, invitandolo a nuovi orizzonti di scoperta e illuminazione. Con un rinnovato senso di scopo, Musk giurò di continuare la sua ricerca della verità, sapendo che il viaggio stesso era la sua ricompensa. Mentre Musk salutava il suo pubblico, li lasciò con un messaggio di speranza e ispirazione. Anche se la strada davanti a noi potrebbe essere lunga e difficile, non perdiamo mai di vista il potere trasformativo della fede, dichiarò. Perché nei momenti più bui è la nostra convinzione in una forza superiore che ci guida verso la luce. Mentre le parole di Musk rimarranno impresse nella storia, vediamo se si sbaglierà o avrà ragione. Solo il tempo c'è, lo dirà. Cosa ne pensi tu? La fine dei tempi è vicina? Faccelo sapere nei commenti del video. Risponderemo a tutti i commenti migliori. Prima di salutarci, c'è anche un'altra importante questione sempre legata alla fine dei tempi. Un messaggio che getta il mondo nel panico. Clicca nel video sullo schermo per scoprire di cosa si tratta. Ciao, ci vediamo nel video.